Ecco, dice l'angelo Gabriele a Maria, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. E mi vengono in mente le parole di un grande mistico, Silesio, Angelo Silesio, che diceva: mille volte, anche se nascesse mille volte Gesù a Betlemme, ma se non nasce nel cuore, nel tuo cuore, sei perduto, nel senso che è inutile. Allora, penso che Dio ci chiami continuamente, ogni attimo ci mandi un angelo, in un istante, perché vuole che Gesù nasca dentro, vuole davvero che Gesù nasca, si incarni in noi, che diventi una sola cosa che noi, con noi, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, che è nato in me. E quindi questo Vangelo mi suggerisce che dobbiamo imitare la Madonna. Avere il coraggio, infatti l'angelo le dice non temere, no? Perché Maria deve scegliere, no? E allora in Maria prevale il coraggio immenso, prevale il sì, questo sì che cambia tutta la storia, ma quel sì può cambiare anche la nostra storia e la storia di chi ci sta intorno, perché col coraggio di dire sì a Dio quando ci manda il suo angelo e ogni istante quando dobbiamo scegliere se amare o non amare, allora con quel sì noi possiamo imitare la Madonna. E quindi questo passo non è un fatto che riguarda il passato, che riguarda soltanto Maria, ma che ci chiama in quella grotta, accanto a Maria, a dire di sì all'angelo.